Buono? Perfetto. Io sento un profumo, Senti com'è buono, Ani. Questo qui è un bijou. Sai cosa vuol dire? Bellissimo. Dai, è venuto bene? Bellissimo. Ciao ragazzi, siamo qua e oggi prepariamo una ricetta tipica romagnola, il capone alla cacciatora. Un piatto che faceva mia nonna e lo ripetiamo in questa cucina, rigorosamente in terracotta, che viene sicuramente molto meglio. Non abbiamo la stufa legna, però va bene anche sul gas. Se non avete il capone potete adoperare un pollo, un coniglio, e il procedimento è uguale. Allora, adesso andiamo a tagliare questo capone, molto bello, nostrano. Lo facciamo a pezzi, potete fare i pezzi che vi pare, più grandi, più piccoli. Ecco qua, prepariamo il nostro tegame con un frangifiamma per non rovinarlo. Ecco, aggiungiamo l'olio. Raccogliamo un po' di questo aglietto fresco. Questo è l'aglietto che abbiamo raccolto stamattina nel nostro orto, e fresco, che abbiamo piantato quest'inverno, è ideale per fare questo capone. Diciamo che questo è meglio sicuramente di uno spicchio d'aglio, perché è molto fresco, molto buono. Benissimo. Ecco, lo mettiamo. Voilà, lo mettiamo anche all'aletta, magari a qualcuno piace. Adesso lui deve perdere la sua acqua, lo giriamo un paio di volte. Allora, adesso lo aggiustiamo di sale e un pochino di pepe nero, a chi piace. Io glielo lo metto perché secondo me un pochino ci va. E anche un po' di questo rosmarino. Adesso aggiungiamo il rosmarino. A me non piace mettere il legno dentro, io lo metto tutto perché non fa male. Qui il rosmarino è quello che dà tutto il profumo al capone alla romagnola. Ok, allora adesso andiamo a sfumare col vino bianco, con questo vino che noi prendiamo dal contadino, lo vado ad aprire, è adatto per questo caponcino, verrà al bacio. Allora, adesso prepariamo un po' di pomodorini che poi andiamo ad aggiungere al nostro capone. Io li metto interi, ma si possono mettere anche tagliati a metà, ma poi tanto deve andare il pollo per ancora un paio d'ore e perciò loro si sciolgono e fanno un bel sughetto. Adesso lo copriamo col coperchio in modo che i pomodori si sciolgono appena appena, poi lo giri e l'acqua dei pomodori si spande nel capone. Voilà! Prendiamo le patate, le prepariamo, le andiamo a sbucciare, sono state accuratamente lavate. Adesso andiamo a sbucciare la patata. Si può fare anche col pelapatate, ma io lo faccio bene anche col coltellino. E poi adesso le andiamo a preparare. A me piacciono a tocchetti, però si possono fare lunghe, a rondelle, come uno vuole. La taglio a metà, voilà, così. E poi facciamo i tocchettini e le mettiamo in questa padella con la carta forno sotto. Adesso va di moda, una volta non c'era. Mettiamo a posto bene. Aggiungiamo anche uno spicchio d'aglio, lo tagliamo in due e lo lasciamo in camicia. Ecco qua, perfetto, che gli dà un pochino di sapore. In più aggiungiamo il nostro distrutto o strutto, che questo è il tocco di classe per queste patate. Invece di mettere l'olio aggiungiamo qualche noce di strutto. Dopo lo strutto mettiamo il nostro rosmarino, bene. E poi andiamo a infornare. Adesso andiamo a controllare il nostro capone e come procede la cottura. Direi che va molto bene. I pomodorini stanno facendo il loro sughetto, non c'è neanche bisogno di girarlo, per adesso lo lasciamo così. E poi fra un po' magari lo giriamo. Non c'è neanche bisogno di aggiungere acqua, perché questi pomodorini rilasciano già il loro succo e piano piano lui si cuoce e verrà molto molto buono. Ok. Voilà.
Ci vediamo fra un'oretta per far vedere il piatto finito. Siamo arrivati alla fine del nostro piatto. Ecco qua il nostro cappone alla romagnola. E dopo 3 ore di cotture, finalmente si mangia. Favoloso. La patata fantastica. Si mangia. Buono. Perfetto. Io voglio. Senti il profumo? Senti com'è buono, Ani. Questo qui è un bijou. Sai cosa vuol dire? Buonissimo. Dai, è venuto bene? Benissimo.